Continuiamo le interviste con i nostri giurati. Abbiamo qui con noi Heidrun Schlieff, grazie mille di essere qui e porgiamo qualche domanda pure a lei. Intanto, com'è stata questa esperienza come giurata del 48 ore? È stato particolare perché non sono i corti che vedi normalmente nei festival, perché si intuisce che è qualcosa di diverso. Quindi completamente differente da quello che c'è in giro? Assolutamente sì. Però erano, insomma, interessanti, belli. Ha visto delle cose interessanti? Ha avuto difficoltà nello scegliere quali sono stati i suoi preferiti? Sì, ho avuto un po' di difficoltà, ma come sempre, no? Anche giudichi dei giovani, insomma, non è già bello giudicare, però ho avuto un po' di difficoltà. Immaginiamo. Però per lei quanto è importante insegnare ai giovani con questo tipo di competizioni, così chiamiamole, il lavorare sotto pressione con una scadenza in gruppo e con dei termini? Quanto è importante imparare questo per poi passare al mondo reale del lavoro? Esattamente questo, perché nessuno è abituato a lavorare così in gruppo, no? Però magari quando hai più tempo allora tutto si smussa, però in questa esperienza è fondamentale, soprattutto al cinema, il lavoro di gruppo. Assolutamente, a proposito di gruppi, come i gruppi dei giovani che hanno partecipato con noi quest'anno, un consiglio, un augurio da rivolgere a questi ragazzi? Di continuare con lo stesso gruppo se hanno vinto, perché squadra vincente non si spacca. Mai. Allora grazie mille e buona serata.